E quindi noi capiamo che tutta la popolazione di Marley è stata cresciuta con l'incubo che rappresentavano gli Eldiani, capaci di trasformarsi in giganti e di annientare il resto dell'umanità. Quindi quest'idea che quelli che abbiamo pensato che fossero le vittime per anni in realtà potrebbero, sono stati di fatto i carnefici in un'epoca precedente, ci fa fare proprio anche una riflessione storica, no? Cioè che se andiamo indietro nella storia, se risaliamo la catena degli orrori, delle torture, delle guerre, delle sopraffazioni, non si finisce mai e No. si arriva qui all'origine. All'origine proprio mitologica di questo mondo, alla mitologia di questo mondo, e si arriva al gigante fondatore. Sì, il gigante fondatore, e la cosa interessante è che tutti gli abitanti di Eldia sono collegati, quindi il gigante fondatore, se vuole, può proprio modificare la struttura cellulare di tutti gli abitanti di Eldia. E la cosa che mi ha incuriosito nella sigla già della seconda stagione si vede un dipinto in cui c'è il diavolo che consegna a Ymir il potere del gigante fondatore. Eh sì. Sì, E quindi probabilmente l'origine di questo potere è diabolica. infatti per la popolazione di Marley loro parlano dei diavoli di Eldia, li considerano i diavoli Diavoli. da Bellissimo, annientare. E poi bellissimo. tu dicevi poco fa che Eren, quello che lo caratterizza fin dall'inizio, è il suo estremismo, il fatto di essere un fanatico. E infatti noi adesso, noi lettori del manga, ci ritroviamo in un punto in cui non si sa più se Eren sia un protagonista positivo o se sia un Lui antagonista. magari è il vero antagonista, lui fa il percorso magari di Darth Vader, ha iniziato buono e finirà che vuole sterminare tutta l'umanità, chi lo sa, sarebbe bello se fosse così, E sarebbe. sì, e poi l'altro grande colpo di scena è che ovviamente i nemici di un tempo si coalizzano questa volta per fermare la grande minaccia che è rappresentata da Eren e la sua volontà distruttrice. E questa cosa ci ricorda il Trono di Spade, no? Quando tutti i nemici si coalizzano Assolutamente. contro la minaccia del Re della Notte. Allora, vedete quanti riferimenti ci sono alla nostra cultura, però questo ragazzo è riuscito a metterli insieme in modo originale. Quindi crediamo che sia una bella lezione di storytelling, una bella lezione di come si crea un mondo. Ecco, per chi di voi è appassionato, ma considera gli anime come una cosa per nerd o per disadattati, in realtà è proprio il contrario, cioè questi sono fenomeni culturali giganteschi che poi si riverberano nell'intrattenimento, nelle storie, nella cultura degli anni, dei decenni successivi. Pensate all'impatto che ha avuto Ghost in the Shell, di cui parleremo in una delle prossime puntate, su tutto il cinema di fantascienza degli anni 90 e 2000. Ha ispirato Matrix, ha ispirato tutta la fantascienza che è arrivata dopo. Il Giappone è davvero la culla delle idee, delle storie, dell'originalità e anche di questo elemento di follia. Cioè, ai nostri occhi sono veramente mezzi matti sti qua, o completamente matti, però è un modo di essere matti che è meraviglioso. Nonostante sia un paese in forte crisi demografica e anche crisi sociale per certi aspetti contraddittori della loro società, quest'industria dell'animazione è veramente un'industria che produce grandissime opere. E noi ci vediamo la prossima E come settimana. dice Levi, mi raccomando, la pulizia delle vostre case, devono essere perfette. Quanto aveva ragione, guarda, lui è stato uno dei primi a mettere la mascherina. Ciao. Ciao!